dall'infanzia scolarizzata. Ma come state? Bambini, sono bambini. Si dice bambini. Bambini. Buonasera a lei. Buonasera. Comunque la differenza tra uno statista. Mi scusi, sono un po' emozionata. Non si preoccupi, donna diversamente bianca, non si preoccupi. Allora, io peraltro non ho potuto declinare questo invito nonostante i miei tanti impegni, perché quando sono questi parvoli a chiamarmi non posso che parafrasare un mio collega minore che diceva: lasciate che i bimbi vengano a me. Allora, bene bambini, conoscete questo signore? No! No? Si chiama Nicky Mendola ed è il presidente della regione Puglia. Vogliamo fargli qualche domanda? Io? Sì, io. Tu vuoi fare una domanda? Sì, presidente, mi piace il calcio? Sicuramente questo bimbo per calcio intende quello da sterrare alle sperequazioni di una società che è subissata dal torpore globalizzante delle nostre coscienze, che galleggiano nel mare limaccioso dell'indifferenza. Come cazzo parlo bene? Una società che purtroppo non fa che nascondere le nostre pezze. Vedi, bimbo, tu avrai sicuramente letto L'origine delle diseguaglianze tra gli uomini di Jean-Jacques Rousseau, vero? Quando l'hai letto? No, non l'ho letto. Ma nemmeno in italiano? No, se mi sei domandato su papà su WhatsApp. Scusami, bimbo, mi vuoi dire che mamma tua non ti ha mai letto una di quelle meravigliose pagine? No. Qualcosa di spinosa? No. Schopenhauer? No. Scusami, no, ragazzi, qui stiamo ridendo, ma qui ci sono le condizioni per l'affido a un'altra famiglia. Parlerò col giudice tutelare, perché possa andare in una famiglia più forte. Mi spiace molto. Mi sa che il bambino intendeva calcio nel senso di pallone. Vedi, cara vittima dell'apartheid, io penso che non bisogna dare ai bimbi degli studi, perché i bimbi sono invece molto intelligenti. Passiamo a qualche altra domanda. Basia. Tu? Come ti chiami? Martin. Ah, come il grande Martin Luther King? No, come Ricky Martin. Ah, come Ricky Martin. Va bene. Se proprio sei costretto, allora fammi una domanda. Presidente, qual è il tuo gioco preferito da bambino? Non rispondo a queste domande tendenziose. Ma come? Perché tendono a sminuire il mio impegno civico. Ma, scusi presidente, lei da bambino ha giocato a palla prigioniera. Non accettavo questa logica schiavista di una palla imprigionata. Ma mosca cieca? Mosca cieca, no. Non irridevo gli animali diversamente abili. Allora ci dica lei a che cosa giocava da bambino a questo punto. Facevo il gioco dei nini. Ero il più bravo bambino di Terlizzi a aiutare a mimare i film. Se volete potrei in media preparazione. Vedi, bimbo, questa domanda intelligente, non stupida, merita una risposta pensata ed edulcorata, quindi ti prego di fargli riservare la possibilità di rispondere prima alle sicuramente più stupidine domande dei tuoi compagni. Ce ne sono altre? Presidente, è vero che lei prende sia il vitalizio come ex parlamentare, sia lo stipendio come governatore della Puglia? Ti dicevo, Karl Marx, nel suo paradigma, non fa che evidenziare quella che è la falla del... Signor Presidente, volevo chiederle, ma è stato lei a buttare giù il governo Prodi? Stiamo parlando di Karl Marx. Della fabbrica di mica mai assunto nessuno. Ragazzi, io... Dico che lei è